Ciao a tutti ragazzi, sono qui, sempre qua, per farvi vedere come si trasporta in sicurezza una BB gun e una airsoft gun. Allora, per poter trasportare una, ovviamente sulle repliche ovviamente è vietato il porto, sia sulle airsoft guns che sulle BB guns, è vietato il porto, ma si possono trasportare, ma non si possono portare. Per esempio, vi faccio vedere come. Questa è una pistola da soft air semiautomatica. Noi non la possiamo portarla in tasca, nella fondina o nella sua fondina, ma la possiamo semplicemente trasportarla. Stessa cosa un fucile. Noi, questa qui è una mitraglietta, non possiamo portarla dietro alla schiena, portarla alla tracolla, no, perché non le devono vedere, perché se le vedono a finire che poi siete nei guai. Allora, invece, per trasportarla in un modo sicuro, questo vale sia con le BB guns che con le airsoft guns. Faccio vedere. Trasporto più sicuro. Allora, si può trasportare in molta sicurezza. Qua abbiamo invece una pistola a salve. Questo vale sia con le repliche, con le airsoft guns, con le BB guns e con le pistole a salve, in inglese blank guns. Allora, per trasportare una pistola in sicurezza bisogna trasportarla dentro alla sua apposita valigetta, così, in questo modo, chiudete e la potete trasportarla con tutta sicurezza, sia a mano e sia nel vostro mezzo. Se si tratta invece, se invece la replica ha, la potete trasportarla anche con la sua box originale. Se la portate con la box, dovete, però la box però c'ha, però se la trasportate con la sua box originale, per esempio, si vede già la foto. No, sulle box invece dovete prendere dei box che hanno il coperchio vuoto, non che sta disegnata la replica, l'arma, perché se sta disegnata, perché se nella box si vede disegnata la replica, si capisce che all'interno ci sta una pistola o un fucile. Quindi per non far capire che nella box ci, siccome nella box ci sta, nella box c'ha il disegno configurato nella foto è la replica, invece per non far vedere il disegno della box, per trasportarla nella sua box, semplice, mettete la replica, trasportate la replica con la sua box originale all'interno di una busta di plastica o di carta, che così non riconosce la box che ha il disegno dell'arma. Ovviamente, se si trattano di, allora, se si trattano di airsoft guns, allora, per quanto riguarda il trasporto, ma la valigetta è più sicura. Se si trattano di airsoft guns, ricordatevi sempre di montarci anche lo spegnifiamma rosso per il trasporto, per identificare che questa non sia un'arma vera e propria, ma si tratta semplicemente di una replica, si tratta di essere di un'arma finta. Mentre se invece si trattano di delle BB guns, le BB guns non hanno
un tappo rosso come nelle repliche software. Le pipicanze invece, per essere trasportate con sicurezza, invece è diverso perché con le Airsoft Guns non solo bisogna trasportarle con l'apposita valigetta rigida, ma bensì bisogna trasportarle anche con il suo spegnifiamma rosso che deve essere montato anche. Mentre sulle BB Guns invece non solo devono essere trasportate sulla valigetta rigida, ma inoltre sulle BB Guns invece deve invece essere accompagnato i suoi moduli. Semplicemente con le BB Guns bisogna accompagnarle non solo con l'apposita valigetta, portafucile e portapistole, ma di essere accompagnate anche con i moduli che hai compilato col negoziante. Mentre invece con le Airsoft Guns invece può essere accompagnata tranquillamente con la sua valigetta, portafucile e portapistola, con lo spegnifiamma rosso montato. Bene, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!